prima che mi fai una domanda sulla questione della complessità, sei d'accordo sul fatto che comunque sono dei personaggi assolutamente normali e cioè sono dei personaggi che tu potresti incontrare? No, io ti do di più, io sono sicuramente un po' di tutti loro, ma come tutti sicuramente. Sei d'accordo sul fatto che in questo periodo siamo abituati a leggere o a vedere cose che sono o cruente o pornografiche, altrimenti non suscitano interesse, quando in realtà ogni vita nostra, se ognuno di voi si mette a raccontare la sua vita dalla nascita ad oggi o la vita dei propri vicini di casa, scopriamo che ogni vostra vita è un film o un libro o un romanzo, a partire forse dalla storia dei vostri nonni, a partire da un trauma che sicuramente ognuno di voi ha avuto da bambino, come donna, o d'amore non corrisposto, perché non credo che non c'è bisogno di aver subito dei grossi traumi per poter raccontare una vita vissuta. E ieri rispondevo a un'intervista in cui era morto Vittorio Arrigoni da poco e mi è venuta in mente la frase che adesso ovviamente è dappertutto sul fatto di restare umani, no? Il pensiero, il fatto che se noi pensassimo per esempio a tutti quelli che arrivano sulle isole, tra cui anche Pantelleria, solo che è difficile attraccare a Pantelleria al contrario di Lampedusa e quindi si muore più facilmente sulle coste di Pantelleria piuttosto che quelle di Lampedusa, se noi pensassimo che tutta quella gente lì, ognuno di loro non è un'idea o una nazione che arriva, ma ognuno di loro è un universo di storie, di amori, di speranze, forse qualcuno dei nostri dirigenti politici non direbbe bisognerebbe spararli per non farli sbarcare, no? Io voglio accettare la tua provocazione, vado addirittura oltre, perché adesso Pantelleria è nel tuo libro, Lampedusa nella televisione, sono facilmente evocative. In realtà noi abbiamo ad esempio un campo nomadi con 300 persone, sì. Che non sono neanche più nomadi, qui a nell'area 3 km da qua, e quelli, anche quelli, soprattutto quelli sono carichi di storie, di persone, sono quegli universi che dicevi tu. Il problema di fondo è che ce ne fottiamo, cioè tutto ciò che è difficile da capire ce ne fottiamo come persone, e la politica non fa altro che riproporre all'ennesima potenza questo sentimento di voluto distacco, no? Tutto quello che è difficile da capire non ci interessa, perché non abbiamo tempo da perdere, perché vogliamo cose semplici e facilmente accessibili, le più simili a noi. Finisci che lo addebiti a un fenomeno e non lo accrediti all'umanità. Certo, no, è la spersonalizzazione, esatto. Appunto, il fenomeno serve a spersonalizzare le tragedie, perché se ti dovessi fermare a scoprire che quella persona poi in realtà è uguale a te, lì diventa il problema, perché ci poniamo poi a quel punto le domande: perché a noi va tutto sommato bene, agli altri va con certezza, a molti altri tutto sommato male? E lì nascono i conflitti. Poi devo dire, in mezzo a tutto questo abbiamo un romanzo motociclistico che è questo, di una non motociclista, è stata bravissima a descrivere, io ho una sorta di perversione che dichiaro per le due ruote, già per qualunque cosa si muova a motore,